Ciao ragazzi, allora oggi vi faccio un breve video. Si tratta di una haul che ho fatto, si tratta di una piccola spesa che ho fatto praticamente alla Coop, perché adesso per la mia felicità si è aperta una Coop, non nel mio paese, però vicino al mio paese. E quindi ci sono andata in trasferta una settimana fa e ho preso un pochino di cose che volevo mostrarvi, e qualcosa l'ho già assaggiata, così posso anche darvi qualche parere. Vi faccio vedere velocemente prima che il mio bebè si sveglia e sentirete le sue grida. Allora, ho preso queste sono dei surgelati, verdure con orzo e farro e al naturale surgelati per contorni, piatti unici o zuppe. Tratta appunto sempre del marchio di Verde Coop, che sarebbe i prodotti biologici che sono all'interno della Coop. Il prezzo non lo ricordo. Poi ho preso, quindi questo per quando praticamente non ho tempo e magari che è una cosa già veloce, non ho tempo di tagliare le verdure eccetera, e quindi preferisco utilizzare questo minestrone, che ancora devo aspettare. Quindi vi farò sapere. Poi ho preso queste patate a fette grigliate surgelate biologiche, sempre della Vivi Verde. Queste le ho assaggiate, sono veramente buone, sono semplicemente delle patate che io ho messo in padella con la carta da forno, oppure si possono mettere anche in forno, e si sono cotte in 15-20 minuti ed erano veramente buonissime. Così, patate semplicemente, c'è scritto che sono delle patate biologiche. Poi un altro prodotto della Vivi Verde che io ho preso è questa polpa di pomodoro, e in realtà c'è anche quell'altro tipo, quello spezzettato. In realtà ne ho preso solo uno perché, come voi sapete, io faccio il pomodoro in casa, lo facciamo ad agosto con il periodo dei pomodori, facciamo appunto le conserve, quindi non utilizzo tantissimo queste salse, però ogni tanto appunto ogni tanto, se mi si accoglie sopra in soffitta per andarle a prendere, perché sotto non ce n'è, allora utilizzo questa. E devo dire che questa qui della Vivi Verde è buona, veramente buona. Poi ho preso i succhi di frutta, questi qua in brick, alla pera, che sono buoni ovviamente anche questi. E poi ho preso questa marmellata, sempre della Vivi Verde, con le fragole, e devo dire che mi piace un sacco. È fatta con lo zucchero di canna. Non so se si riesce a vedere gli ingredienti, con lo zucchero di canna, poi c'è scritto pectina e non riesce a... e la frutta è il 60% di frutta. Devo dire che è ottima e ci sono in tantissimi modi. Questa è la fragola, però c'erano un sacco, ma un sacco proprio di frutti, e la prossima volta ne proverò sicuramente qualcun altro. Poi ho preso questo latte intero biologico, che ancora devo provare. Poi ho preso questa pasta Editale Rigati, perché fino ad ora non avevo mai provato della pasta integrale così, la pasta corta. Praticamente trovo sempre qui nel mio paese, trovo sempre le farfalle, gli spaghetti, oppure le penne e i vitali. Ma questi qua così piccoli per la pasta appunto a brodo, così non li avevo mai trovati. E quindi li ho presi. Poi un altro prodotto sempre della Vivi Verde è questo muesli croccante, ce n'è di due tipi. Io ho preso questo qua dove ci sono praticamente le nocciole perché mi piace di più, e poi ce n'è anche un altro tipo dove c'è la frutta. Qui c'è la banana e sono buoni perché le ho provate. Poi invece altri prodotti che non sono del marchio Vivi Verde, ho preso queste conchiglie, che sono delle conchigliette. Non so se si riesce a vedere, ma sono proprio piccolissime. A me piacciono un sacco, mi piacciono per quanto faccio la pasta con i ceci. Infatti l'ho fatta con i ceci ed è venuta buonissima, perché a me piace la pasta piccola quando faccio la pasta a brodo, e l'ho fatta con i ceci. Costava un botto in realtà, devo dire, questo pacco da mezzo chilo mi ricordo che costava sulle 3,50 euro, quindi mi è sembrato tanto. Però siccome non avevo mai visto delle conchigliette così piccoline al farro oppure integrali, le ho prese lo stesso, che poi mi durano tanto perché ne faccio 30 grammi a persona, quindi è voglia. E poi ho preso un altro marchio che si trova lì, è questo marchio Solidal. Ho preso questo tè al limone, che è buonissimo anche. E poi ho preso questa cioccolata, questa ancora la devo assaggiare, sempre del marchio Solidal, cioccolato fondente extra al cacao 70% biologico. Aspettate, vediamo l'ingrediente.
ingredienti. Gli ingredienti: pasta di cacao, zucchero di canna e burro di cacao. Biologico. I prodotti sono tutti biologici all'interno. Beh, vedremo. E poi ho preso questa piadina che c'era scritto piada biologica, ma soprattutto mi piaceva perché praticamente è senza lievito. Ed è questo marchio CRM, anche questa costava tanto, e infatti la volevo paragonare con una piadina che io già prendo, farina di grano genere tipo 0, acqua e olio extravergine di oliva e sale e aroma naturale. Quindi, come potete vedere, non ha né lo strutto e neanche il lievito. Dicevo che praticamente questa è senza lievito e senza strutto, quindi la trovo ottima e ovviamente preferisco farla da me, farla in casa. Poi inoltre, invece qui nel mio paese non riesco a trovarla senza lievito e senza strutto, se ha nello strutto, non ha nel lievito e così via. Poi ho preso anche questi fazzoletti della Viviverde con carta riciclata al 100%. C'era anche la carta rotolo, c'erano veramente un sacco di cose. E quindi sicuramente ritornerò alla Viviverde perché ci sono dei prodotti molto molto interessanti. Ah, un altro prodotto mi ero dimenticata, che ho preso, questo è un altro marchio, Bene Sì, sempre della Coop. Ho preso questo yogurt, io non amo tantissimi yogurt. Questo è uno yogurt di soia e frutti di bosco, ma c'era anche in altri sapori, con fragola, altri modi. Vediamo com'è. E va bene ragazze, vi saluto, un bacio a tutti, a tutti, ciao! Ragazze, avevo dimenticato che avevo preso anche questi altri due prodottini che per la mia felicità ho trovato, gel doccia delicato, che appunto mi piacerebbe molto provarlo. Adesso ho tantissimi gel doccia, però ovviamente questi gel doccia insieme a quelli di Alverde sono delle cose che consumi parecchio, non solo io, ovviamente consumano tutti facendo la doccia eccetera, quindi se ne vanno alla grande. E poi ho preso questo sapone liquido delicato, che anche questo appunto mi piacerebbe provarlo, e quindi ho preso questi due prodotti. Ovviamente c'erano anche tutte le altre cose, le creme viso eccetera. Mi sarebbe piaciuto riprendere anche le salviette struccanti perché mi ero trovata anche abbastanza bene, però non ce n'erano, credo si erano finite. E c'erano anche le creme viso, contorno occhi, credo che ci sia anche, però io per ora sono in un periodo in cui mi secco proprio a mettermi la crema viso e infatti devo dire che ho una pelle super secca, ma proprio secchissima, ma proprio la noia fa parte di me. E non è perché non riesco magari a trovare il tempo, perché magari 5 minuti li trovi per metterti la crema e farti la pulizia bene, però boh, non so ragazze, mi secco proprio. E quindi non ne ho prese perché tanto so che non le consumerei e poi dovrei buttarle perché la scadenza è ovviamente vicina. Oppure dovrei regalarle come ho dovuto regalare le creme corpo. E quindi appunto per questo ho deciso che comprerò solamente cose che sono che so benissimo che ovviamente consumerò. E niente, queste ragazze, vi mando un bacio e un bacio. Un bacio, un bacio, un bacione a tutti, ciao!